Benvenuti, benvenuti a tutti in questo piacevole incontro culturale che si inserisce nel corso organizzato dall'ODAV, l'Osservatorio del Diritto Agroalimentare e Vitivinicolo, in collaborazione con quella che è una prima forma di associazione tra liberi professionisti che intende promuovere e diffondere la cultura del diritto, dell'arte e dei beni culturali. Ma procediamo con ordine e prima di cominciare permettetemi di salutare l'avvocato Gianluca Liut, che sarà il nostro relatore, più una persona cara che è l'avvocato Elena Zennaro, che non è qui con noi ma ci sta seguendo, lo so di per certo. A lei i nostri più affettuosi pensieri e il nostro più caro abbraccio. Ma torniamo a noi. Arte e vino. Ispirazione reciproca, così si intitola il nostro incontro e non a caso. Arte e vino, due categorie che nel nostro caso si declinano con l'interesse verso il diritto, diritto dell'arte e diritto agroalimentare e vitivinicolo, appunto. È proprio di qui partiamo. Le dinamiche connesse all'alimentazione sono legate a processi storici che hanno creato assetti culturali e comportamentali riconducibili a un vero e proprio costume alimentare che qualifica l'identità culturale di un paese. Noi siamo quello che mangiamo, diceva Feuerbach, e ha buona ragione. Se visto in questa prospettiva, il cibo assume tutta un'altra valenza e diventa un altro modo di rendere il concetto costituzionale di forma della persona. Così come il paesaggio e l'ambiente sono considerati la forma del paese, giusto per citare Morrone nel suo Ipotesi per un diritto costituzionale dell'alimentazione. Per costruire appunto un diritto costituzionale dell'alimentazione è necessario inquadrare l'alimentazione stessa non solo nella sua dimensione economica, anzi, tutt'altro, una spesa attenta con prodotti biologici di qualità, rispettosi dell'ambiente e degli animali, sappiamo tutti essere molto più costosa e quindi anche talvolta inaccessibile rispetto ad un carrello riempito in una grande distribuzione organizzata. Il cibo deve essere considerato un bene primario per l'esistenza umana. Un bene primario che ha valore politico e culturale. Politico perché proprio la politica è necessaria per dare un indirizzo comune a quei valori culturali, ecco la cultura. Un indirizzo comune che si esprime con diritti e doveri sia individuali che collettivi. E lo stesso vale per l'arte e per la cultura. Il genio italico, che da sempre ha caratterizzato la nostra storia, non nasce per caso, ma è contestualizzato in un paese che è bello e la bellezza chiama bellezza. È incredibile, lasciatemelo dire, come l'Italia, conosciuta a buona ragione nel mondo come patria del bello e del buono, non abbia finora sviluppato un'adeguata e strutturata attenzione associazionistica e formativa incentrata sui campi del diritto agroalimentare e/o del diritto dell'arte e del patrimonio culturale. La stessa riforma delle specializzazioni forensi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale alla fine dello scorso anno non ne presenta traccia su ben 13 settori riconosciuti. Non ve ne traccia, sfido chiunque. Bisogna scavare fra gli indirizzi di pertinenza di ciascun settore ed ecco che vi è un cenno al diritto agrario nel settore del diritto civile. E uno al diritto urbanistico dell'edilizia e dei beni culturali nel settore amministrativo. Se per il diritto agroalimentare e vitivinicolo ora c'è l'ODAV, cioè il nostro osservatorio a fare da baluardo associazionistico, è sul diritto dell'arte e dei beni culturali che vi è il vuoto assoluto, almeno finora. Quando nello scorso anno ho pensato ad un corso di diritto, cultura e impresa dell'arte, sapevo già che l'esperienza non si sarebbe conclusa con la sola consegna delle attestati a fine corso. Avevo una prospettiva, una visione che oggi si sta concretizzando nella creazione di un istituto nazionale per il diritto dell'arte e dei beni culturali. Questo è il suo nome, questo sarà il suo nome, che partirà a breve nelle sue attività e che oggi vede il suo debutto ufficioso, diciamo così. Contribuire a tutelare il nostro patrimonio agroalimentare e il nostro patrimonio artistico e culturale è quello che di meglio possiamo fare come cittadini e professionisti. Ci aspettano tempi caratterizzati da grandi sfide e la cosa più intelligente da fare ora è puntare
fare su quanto di migliore abbiamo e soprattutto fare rete, lo dico sempre, perché da soli si può sopravvivere, ma da soli non si vive e da soli non ci si salva. Io chiudo qui e lascio la parola al nostro Gianluca Liut con la sua relazione su arte e vino, ispirazione reciproca. Prego. Buon pomeriggio, Rosa Colucci, grazie per il gentilissimo invito. Io sono particolarmente onorato di partecipare e presenziare a questo battesimo ufficioso del nostro Istituto di Diritto dell'Arte e di Tutela dei Beni Culturali. Credo che ci sia veramente necessità, oggi più che mai, anche in ragione degli eventi che ci hanno visti gioco forza a rimanere lontani da tutto ciò che è cultura e arte da almeno un anno in ragione dell'emergenza sanitaria, ci sia necessità di fare un passo in avanti rispetto a quelli che sono i criteri che devono ispirare una profonda e organica riforma del codice dei beni culturali in Italia. E secondo me due sono i passaggi fondamentali che dovranno essere oggetto di esame attento, approfondito, di valutazione e di proposte concrete. Il primo aspetto è che lo strumento non potrà essere quello dei decreti delegati, ma deve essere oggetto di un attento e profondo dibattito in sede parlamentare. Il pubblico, cioè il popolo, deve poter intervenire in questa materia, in ragione del fatto che l'Italia è per eccellenza un paese di arte e di cultura. Il secondo aspetto è il passaggio fondamentale dal patrimonio culturale, così come concepito oggi, che è quello di un patrimonio di civiltà e di memoria, di civilizzazione, a un patrimonio che deve diventare bene di tutti e quindi aperto alla pubblica fruizione. Ciò che oggi avviene in maniera molto limitata, come è noto a tutti. Solo attraverso questi passaggi fondamentali sarà possibile ridare la dignità storica e artistica al nostro paese, una dignità che in più occasioni le è stata negata. Ringrazio ancora e porgo a tutti il benvenuto a questo incontro, anche a nome di Art Law, il network di avvocati professionisti del mondo dell'arte che si occupa di diritto dell'arte, di cultura e impresa dell'arte, che oggi mi onoro di rappresentare. Direi che possiamo iniziare. Chiedo a Rosa Colucci se si vedono le slide che sto proiettando. Si vedono perfettamente, sì. Perfetto, mi sentite perfettamente, posso cominciare. Bene. Ci intratterremo, per il tempo che riterremo, poi magari Rosa Colucci mi dirà se mi dilungo eccessivamente, su quelle che ho denominato simpaticamente divagazioni sul vino e sulla vite attraverso 5.000 anni di storia dell'arte. E la nostra storia incomincia da un'epoca molto antica, dal Neolitico, in particolare con riferimento all'epoca antichissima in cui ha inizio la storia di questo legame tra la vite e l'uomo. Secondo i più recenti studi, questo legame sarebbe nato per un caso fortuito, per un accidente, per una non prevista e non prevedibile fermentazione di uva conservata in recipienti rudimentali. La coltivazione della vite inizia e poi viene proseguita in contemporaneità con quella dei cereali e dell'olivo e con essa quindi inizia ad essere prodotto il vino. Infatti i primi riferimenti storici alla vite e al vino che sono stati rinvenuti risalgono al tempo dei Sumeri e quindi ne abbiamo traccia nell'epopea di Gilgamesh e l'epoca è quella del terzo millennio avanti Cristo. I Sumeri in particolare simboleggiavano con una foglia di vite l'esistenza umana. Passando agli Assiri, li vedremo poi nello specifico, nel dettaglio, in alcuni bassorilievi sono state rappresentate alcune scene che raffigurano dei banchetti dove gli schiavi attingono a dei grandi
crateri, a dei grandi otri, del vino che poi viene servito ai commensali, ai partecipanti a questi banchetti, in coppe. Questo che vedete è una parte, un particolare di quello splendido bassorilievo assiro che è conservato al British Museum di Londra, sì, dal 1850, che è lungo circa 200 metri e che è costantemente oggetto di attente analisi. Li vedete sulla destra, per l'appunto, quell'uomo che è seduto su quello che potremmo definire un triclinio, a cui è stata servita una coppa per l'appunto di vino. Tornando al nostro Neolitico, testimonianze di cultura della vita le troviamo anche nell'antico Egitto in numerosi geroglifici rinvenuti. Presso gli Egizi il vino era una bevanda riservata ai sacerdoti, ai re o naturalmente e agli alti funzionari. Ma la bevanda più diffusa era un'altra. La bevanda alcolica più diffusa era infatti la birra, perché per l'appunto il vino era destinato soltanto ai dignitari e alla corte dei faraoni. Venivano prodotti vini sia rossi che bianchi e il vino che si beveva anche addolcito ed era chiamato Shedek. Facendo un volo sia temporale che geografico, pensiamo all'antica Grecia. Qui vedete raffigurato Dioniso e due Menidi in un'anfora del VI secolo avanti Cristo che è conservato al Museo Nazionale di Francia, in cui è raffigurato per l'appunto Dioniso, il dio del vino, il dio dell'ebbrezza, il dio della passione. In Grecia il vino era considerato il dono di Dioniso, ma non solo come bevanda da tavola che veniva consumata nei pasti. È in quest'epoca, siamo tra il VII e il I secolo a.C., che nasce la tradizione del simposio. E in questi incontri si vivono dei banchetti in cui veniva consumato il vino, che non veniva mai bevuto puro, ma veniva sorseggiato, diluito, sempre con l'acqua. Il legame con Dioniso è indissolubile con la civiltà umana che si è sviluppata in quel tempo e nei secoli a seguire. Dioniso era considerato non solo il dio del vino, era considerato anche il protettore di tutte le arti e il dio dell'ispirazione. L'arte e il vino racchiudevano già all'epoca una natura, esprimevano una natura materiale, ma anche un potere spirituale. Per alcuni versi erano considerati avere doti di magia. Anche nell'antica Etruria, nello stesso periodo, quello che vedete rappresentato è un oinoque, cioè un bucchero. Questo è conservato al MAEC, al Museo dell'Arte Etrusca della città di Cortona. Il dio del vino era oggetto di culto, così come avveniva presso i greci. In Etruria, ad esempio, il Dioniso greco era venerato sotto forma di divinità agreste con il nome di Fuflus. Nel mondo romano, Dioniso, per i greci, Fuflus, per gli etruschi, diventa Bacco ed è ricollegato a un'antica divinità latina legata alla fertilità, il cui nome era Liber. Venendo all'epoca romana, abbiamo Plinio il Vecchio che dedica addirittura un intero libro nella sua storia naturale, il libro XIV esattamente, alla vite e al vino. E alla vite e al vino, quindi al vino, Plinio il Vecchio attribuisce addirittura virtù medicali. Addirittura si legge in questa storia di Plinio che Romolo, il fondatore, secondo la leggenda di Roma, era già avvezzo a offrire vino agli dèi come offerta votiva, quindi come voto. Il vino era bevuto ovviamente soltanto dagli uomini, perché le donne era vietato berlo, e questa usanza, certamente misogina, era citata anche dagli autori greci. Nel tempo il vino perde nell'antica Roma la natura sacra che aveva presso sia gli Egizi prima e i Greci poi, e diventa quindi una bevanda quotidiana, consumata abitualmente.
puro o allungato con acqua calda viene consumato dalla generalità dei cittadini e Bacco continua ad essere venerato come versione latinizzata di Dioniso nel corso di feste che erano così sfrenate i celeberrimi baccanali che alla fine sono state proibite nel secondo secolo avanti Cristo. Dobbiamo attendere l'avvento del cristianesimo perché il vino riacquisti il proprio ruolo di elemento legato a tempi e a ragioni religiose. E infatti è da quell'epoca che il vino diventa parte integrante delle usanze mediterranee, tranne che nei paesi musulmani, dove un'interpretazione dei testi sacri ne impedisce il consumo. Vi ho riportato qui sette frammenti che costituiscono ciò che ci resta di una tavola in bronzo risalente, secondo i più recenti studi, all'inizio del secondo secolo avanti Cristo. Sono stati ritrovati esattamente a Cortona nel 1992 e sono conservati nel locale Museo dell'Accademia Etrusca di Cortona, abbreviato in MAEC. Perché è importante questa tabula chiamata per l'appunto Cortonensis? Perché rappresenta innanzitutto il terzo testo etrusco per lunghezza che noi oggi possediamo. Come seconda ragione vi risulta riportato il testo di un atto di compravendita di terreni tramite una rivendicazione pubblica fatta dall'acquirente sulla cosa alla presenza del venditore e del pretore, dell'allora chiamato così pretore di Cortona, che nel testo etrusco si legge in Zilat Mekl Rasnal. E questo pretore sanzionava con la sua presenza alla fine di un vero e proprio processo in cui venivano sentiti dei testimoni la transazione, quindi il passaggio di proprietà da un uomo di umilissime origini, ma che è diventato ricco tramite facendo il mercante di alcuni terreni collinari affacciati sul lago Trasimeno. La terza particolarità di questo importante documento, che è anche un'opera d'arte, è che oggetto dell'atto la cessione di terreni pregiati, vi si legge infatti la parola etrusca vina, vigna. Ecco perché è così importante per questa triplice ragione questo documento. Ciò che abbiamo visto, e vale a dire questo legame indissolubile, millenario, tra vino e l'uomo, lo abbiamo visto esplicitato anche nelle forme artistiche, nelle epoche e nelle aree geografiche che abbiamo visto. Quindi potremmo domandarci se il vino è una forma d'arte oppure se non lo sia. Secondo la definizione di alcuni studiosi, il vino è un prodotto dell'intelletto nel quale realtà e concretezza agreste si uniscono all'irrealtà di un universo di valori e di suggestioni. Un frutto condiviso che è figlio sia della sapienza dell'uomo che della potenza della natura. Il vino, abbiamo visto che è storia, ma è anche filosofia, è letteratura, ma è anche scienza, chimica, matematica, e vedremo che sarà anche cinema e musica. Vi ho riportato questa definizione che io trovo particolarmente pregnante di Luigi Veronelli, secondo il quale il vino è un valore reale che ci dà l'irreale. In effetti, se ben pensiamo, è straordinario pensare come l'uomo riesca da un frutto della terra a ricavare una bevanda alcolica che è non soltanto consumata sulle tavole, ma che diventa momento di condivisione e quindi momento di socialità e diventa fonte di ispirazione per artisti, per letterati, per pittori, per drammaturghi, per filosofi, per registi, come vedremo nel corso di questo nostro incontro. Non si contano le pitture, i dipinti, le sculture, i manufatti, le opere letterarie, per l'appunto, sia in prosa che in poesia, di cui sono protagonisti vite e vino. Perché vengono rappresentati con pennello e pigmenti nella loro dimensione naturale, quindi come grappoli d'uva, come vite, oppure nel loro diventare la bevanda degli dèi, il vino appunto. O perché sono stati
resi vivi, veri, perché estratti dalla pietra nella scultura con delicati colpi di martello e di scalpello, oppure perché sono stati soffiati da abili mani di maestri vetrai che hanno realizzato opere meravigliose, ispirate per l'appunto alla vite e all'uva, o perché vengono narrati nei testi letterali in prosa o in poesia. Ma ci dedichiamo in particolare a una di queste forme artistiche, che è la pittura, perché nella pittura il vino non è solo la materia e il colore. Il vino è anche suggestione, è sogno, illusione ed emozione, ed è quello che ha ispirato moltissimi artisti, come vedremo tra poco, sia che si tratti di rappresentare la coltivazione della vite, o il momento della raccolta dell'uva, quindi la vendemmia, o la pigiatura, o la vinificazione, o momenti di euforia derivanti dall'assunzione del vino, oppure semplici attimi della quotidianità, che sono stati materia di ispirazione per artisti che li hanno trasfigurati nelle loro opere pittoriche. Facendo un passo indietro, abbiamo un esempio chiaro in questo particolare di una pittura murale egizia della XVIII dinastia, che risale a un periodo collocato tra il XVI e il XIV secolo. Qui siamo a Tebe, nella tomba di Nakhte, e qui vediamo degli uomini che stanno lavorando a una vigna, molto probabilmente raccogliendo dei grappoli d'uva. L'abbiamo già visto, questa opera, questa decorazione di questa anfora del VI secolo, che è conservata al Museo Nazionale di Francia, in cui sono rappresentati Dioniso e le due menidi, figure nere su fondo rosso. Qui invece siamo a Pompei. In verità oggi siamo al Museo Archeologico di Napoli, dove quest'opera è conservata, e questa pittura parietale ci dà per l'appunto l'idea di che importanza rivestisse il vino, il momento del banchetto, del brindisi, in cui in questa coppa quest'uomo alza il cielo in segno di augurio, di auspicio per un florido futuro, una coppa. Facciamo un passo in avanti di qualche secolo e arriviamo al 300 con Giotto. La particolarità di questo affresco è un affresco che fa parte del ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova, esattamente è compreso nelle storie di Gesù che si vedono nel registro centrale superiore, sulla parete di sinistra di questa splendida cappella padovana. Beh, qui notate, sulla sinistra c'è Gesù, il primo seduto a sinistra, all'inizio proprio della tavola, al suo fianco c'è lo sposo e poi c'è un apostolo, il quale sta benedicendo le otri che sono state riempite d'acqua, e poco dietro le otri vediamo il maestro di mensa, con questo ventre particolarmente pingue, che ci indica per l'appunto che è l'assaggiatore ufficiale di quella casa, e siamo a Cana, e l'opera per l'appunto intitolata Le nozze di Cana, quindi richiamo a quel passaggio dei testi del Vangelo in cui si narra per l'appunto di questo miracolo attribuito a Gesù. Questo maestro di mensa assaggia con un bicchiere la bevanda e avrebbe pronunciato, secondo quanto si legge nel Vangelo di Giovanni, la frase «Tu hai conservato fino ad ora il vino buono e ora invece lo servi ai tuoi commensali». E questa è una frase che questo maestro di mensa indirizza allo sposo. Siamo nel 400. Qualche anno più avanti, e in quest'opera Domenico Ghirlandaio muore alla fine del 400, in quest'opera che si trova nella chiesa di Firenze di Santa Maria Novella, esattamente nella cappella denominata Tornabuoni, il vino viene rappresentato come una medicina. Quindi questo potremmo considerarlo a tutti gli effetti un documento sull'uso medicinale del vino
nel XV secolo. Se notate, sul fondo di questo affresco c'è per l'appunto una donna che sta porgendo un del vino a Elisabetta, che è ancora pallida e maciata e a letto per la fatica del parto, e questa donna, questa fantesca, su un vassoio reca un bicchiere e due bottiglie di acqua di vino. Nonostante la convinzione che il vino non potesse essere bevuto dalle donne, è straordinario questo documento, quest'opera pittorica di Ghirlandaio, e il caso di Elisabetta, che puerpera attempata, si rendeva necessario il vino, a cui si rendeva necessario il vino come medicamento insostituibile per convalescenti e nutrici. Siamo nel Cinquecento e arriviamo a Michelangelo Buonarroti. Qui ho riportato un particolare dell'affresco che possiamo ammirare nella Cappella Sistina dei Musei Vaticani a Roma, opera commissionata da quel illuminato Papa che è stato Giulio II e che ha reso ricca Roma e la nostra Italia. E qui è rappresentata per l'appunto l'ebbrezza di Noè. Siamo tra il 1508 e il 1512. Arriviamo al 600. Se notate, quest'opera non reca nessuna didascalia. Perché? Perché questa è una delle opere pittoriche di cui io sono particolarmente innamorato, perché amo chi l'ha eseguita, e parlo di Michelangelo Merisi, noto come il Caravaggio. Questo è il Bacco, che è stato realizzato tra il 1596 e il 1598 e che possiamo ammirare nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Opera che è stata commissionata al Caravaggio dal Cardinale Francesco Maria del Monte, allora era ambasciatore dei Medici a Roma, che era il protettore di Caravaggio, avendo intuito le potenzialità di questo giovane, perché Caravaggio nasce nel 72 e quindi quando inizia a dipingere quest'opera ha solo 24 anni ed è arrivato da pochissimi anni, sono addirittura da qualche mese nella città dei Papi. E come regalo quest'opera a Ferdinando dei Medici in occasione delle nozze del figlio Cosimo II. Ora, quest'opera molto particolare, che è nota ai più, se non a tutti, ha suscitato diverse interpretazioni. Alcuni l'hanno letta come un atto di devozione di Michelangelo verso il suo amato, che era anche il suo modello, cioè quel Mario Minniti, pittore siciliano molto molto giovane, che ha realizzato opere anche di particolare pregio, quindi si sarebbe ispirato Caravaggio al rapporto personale, intimo in particolare, tra lo stesso e Mario Minniti, e non solo rapporto professionale, perché lo vedeva collaboratore del Caravaggio nella sua bottega. Altri invece vorrebbero vedere in quest'opera di Caravaggio un tema caro al pittore, che era quello dell'eterna giovinezza. Voglio mostrarvi alcuni particolari di quest'opera che mi hanno particolarmente incuriosito quando anni fa l'ho studiata. Se vedete nell'immagine a destra, sono riportato proprio al centro, proprio di sopra di quella brocca che contiene il vino, si vede una parte di un materasso. È un vecchio materasso a righe, ripiegato, che fisicamente Caravaggio, quando allestiva i suoi set, le sue scene, in cui faceva adagiare o faceva mettere in posa i suoi modelli, utilizza per rievocare il triclinio su cui, secondo gli stilemi classici, il dio del vino Bacco si sarebbe seduto. Può essere considerato dissacrante per alcuni versi questa scelta pittorica e stilistica di Caravaggio, ma Caravaggio era questo. Caravaggio era anticonformista per eccellenza. Caravaggio voleva far intendere che ciò che rileva non è lo strumento che si utilizza, ma l'emozione, la suggestione che quello strumento, a partire dalla tela, dai pigmenti, dal pennello, dalle campiture, si realizza in chi quell'oggetto vede e ammira.
ma anche il giovane che viene rappresentato, che il suo modello, il suo amato, il suo collaboratore Mario Minniti, è molto lontano dal dio Bacco della figura classica idealizzata. E se si nota nell'immagine in basso a sinistra, infatti si nota che ha, si vede che ha le unghie sporche. E anche la presa del calice non è certa, lo si nota dal vino, dalla superficie del vino che è increspata. E questo a indicare uno stato di ebbrezza, quindi una realtà assolutamente plastica, concreta, popolare, cioè di un giovane o di un uomo che magari erano appena usciti da una mescita o da un'osteria e si erano dedicati alla stesura. Mario Minniti come modello e Caravaggio come pittore di questo splendido capolavoro. Un'altra opera di Caravaggio, in due versioni, ho voluto metterla a confronto. La prima è del 1601, la si può ammirare alla National Gallery di Londra, è la cena di Emmaus. Notate i colori che sono particolarmente vivi, molto accesi, molto netti, è quasi una rappresentazione, siamo proprio nel 1601, Caravaggio è arrivato da poco tempo a Roma, quindi è quasi una indicazione di un entusiasmo del tempo in cui Caravaggio viveva, arrivato da Milano, quindi dalla periferia, e quasi non si percepisce lo stupore di questi due discepoli nel capire, nel comprendere che l'uomo che hanno di fronte, che hanno incontrato su questa via per Emmaus, è proprio Gesù Cristo. Nell'immagine destra invece vedete la versione che Caravaggio realizza 5 anni dopo, che si può vedere alla Pinacoteca di Brera a Milano, è del 1606 in effetti, reca lo stesso titolo, ma qui si nota quasi una scelta coloristica monocroma di Caravaggio. Scompaiono i colori vivaci, scompaiono i contrasti cromatici. La mestizia che si legge nel volto di quella donna, di quell'inserviente, di quella cameriera, e anche lo stupore, la meraviglia di quell'oste che è quasi più significativa dell'espressione dei due discepoli di Gesù Cristo. Se notate, mentre nella prima versione della National Gallery del 1601 anche gli abiti dei due pellegrini sono gli abiti del tempo di Gesù, notate la conchiglia sul lembo di quella casacca che porta a destra il pellegrino, mentre gli abiti dei due discepoli della versione della National Gallery sono esattamente gli abiti del tempo in cui vive Caravaggio. Caravaggio attualizza quel messaggio, quella scena, ed è come se volesse dire oggi quel gesto di Cristo ha ancora valore. Non dimentichiamo che Caravaggio vive in un'epoca molto particolare, che è quella della Controriforma. Siamo sempre nel 600, ma ci spostiamo in Francia con Georges de la Tour, e qui vi ho riportato un'opera a stesura pittorica, ma anche per il tema che viene trattato, che è quello del baro con l'asso di quadri in mano, un'opera del 1620 che si trova al Louvre a Parigi. E vedete questa donna che sta versando, che sta portando meglio una coppa di vino a questa dama che sta giocando a carte con questo giovane, il quale ha delle carte che sta estraendo da una cintura, da una fibbia, dalla schiena. Ecco perché il baro con l'asso di quadri, carta che poi si intuisce passerà o utilizzerà o passerà all'altra giocatrice, ma il volto che si legge, i lineamenti di quella donna che sta servendo quella coppa, fanno pensare fondatamente che sia anche lei d'accordo in questa messa in scena, in questa truffa, in danno di questa ricca donna. Il 600 vede
non solo il protagonista Caravaggio, ma tutti quelli che sono definiti come i caravaggeschi. Tra questi, molti scendono dalle Fiandre, dall'Olanda, dal Belgio, e scendono in Italia, scendono a Roma, e conoscono il Caravaggio, non direttamente, perché Caravaggio muore nel luglio del 1610, giovanissimo, ma ne conoscono le opere, perché furono non solo le opere originali che si potevano ammirare nelle chiese di Roma o anche nelle collezioni private, ma soprattutto perché iniziò quasi da subito una scuola di copiatori di opere di Caravaggio, e una delle più famose si sviluppò proprio a Napoli, in occasione sia della prima che della seconda fuga di Caravaggio da Roma, quando sulla sua testa il Papa pone il verdetto di morte per aver ucciso in un combattimento un suo avversario durante il gioco della pallacorda, il nostro tennis odierno. Qui Gerrit van Honthorst, meglio conosciuto, in Italia conosciuto come Gherardo delle Notti, per questa sua capacità di rendere straordinariamente la luce per utilizzando mediante delle candele, quindi senza luce naturale ma artificiale. Qui viene rappresentato l'allegro violinista col bicchiere di vino, denominato anche allegro suonatore. Siamo nel 1623, quest'opera si può ammirare ad Amsterdam al Rijksmuseum. È sempre del 600 quest'opera di Diego Velázquez, che è conosciuta, la si vede a Madrid, al Prado, come Los Borrachos. Bacco viene rappresentato, il nome dell'opera, infatti, oltre che Los Borrachos, conosciuto come Los Borrachos, gli ubriaconi, i bevitori, gli avvinazzati meglio, è conosciuta anche come Il Trionfo de Bacco. È un Bacco che quasi infastidito, quasi incredulo, pone una corona di edera in capo a questo nobiluomo, questo signore che si inchina davanti a lui per rendergli omaggio. Ed è da notare l'atteggiamento, la mimica facciale dei due giovani che si vedono a sinistra, che fanno parte quindi della corte, dell'entourage, potremmo dire oggi, di Bacco. Anche loro incredulo nel vedere questi uomini, e da notare l'espressione del volto di quello al centro, che quasi con lineamenti che potremmo proprio dire da beota, guarda l'osservatore con un fare inebetito. È evidente il contrasto simbolico che Velázquez ha voluto esprimere, vale a dire come la sacralità della divinità viene quasi derisa da ciò che invece è il popolo, la quotidianità, che è fatta anche di vino e anche di ubriacature. Nel 600, tra gli olandesi che si affermano per la loro capacità, per la pregevolezza delle opere, abbiamo Jan Vermeer, che dipinge questo gentiluomo e donna che beve, o il bicchiere di vino, del 1659-1660, questo olio su tela, non particolarmente grande, che troviamo a Berlino, alle Gemalde Gallerie, in cui è proprio... è quasi un'istantanea, la straordinarietà di quest'opera è quasi un'istantanea, perché coglie l'attimo in cui la donna sorseggia del vino che quest'uomo si intuisce gli ha appena versato, e si nota sulla sedia a sinistra uno strumento, probabilmente lo strumento che hanno appena terminato di suonare o che si apprestano a suonare dilettandosi tra di loro. Da notare la particolarità anche dell'ambiente che è tipico di Jan Vermeer. Notate che a sinistra c'è una finestra che in moltissime opere di Vermeer compare. Così come c'è un quadro di cui si intravede soltanto, ma con grande difficoltà, un paesaggio, che molto spesso nelle opere di Vermeer viene sostituito con uno specchio.
Goya nel Settecento tratta anche lui il tema del vino, in particolare in questo caso della vendemmia. Quest'opera si trova a Madrid al Museo del Prado ed è del 1786. Arriviamo all'Ottocento con Vincent van Gogh. Questo è il celeberrimo Vigneto Rosso, è del 1888. Tra le opere considerate iniziatrici di quello che sarà il movimento impressionista. Quest'opera è a Mosca, al Museo Pushkin delle Belle Arti. Questo è l'unica opera che risulta essere stata venduta da Van Gogh. Tutte le altre opere sono state o donate o sono state prese, ma è l'unica che ha venduto Van Gogh quando era in vita. Raffigura Van Gogh la vendemmia, siamo in autunno, il sole è basso, ma la particolarità di quest'opera è che qui Van Gogh miscela colori che non sono colori naturali, il blu, il giallo, il rosso, il verde. Se notate addirittura lungo il sentiero percorso da questi raccoglitori che stanno lavorando, operando in questo alacremente, in questo vigneto, si notano quasi queste punteggiature di colore azzurrognolo che fanno pensare proprio a una pioggia appena caduta. Ed è straordinario come questo pittore nel 1888, quando gli altri continuavano a dipingere secondo definizioni del tutto classiche e secondo quello che era la pittura considerata al tempo, secondo schemi che erano noti e seguiti dal tempo del Rinascimento, realizza un'opera che è assolutamente dirompente e che ancora oggi costituisce uno dei pilastri, delle basi fondanti della pittura impressionista e quindi moderna. Questo è Pablo Picasso. Pablo Picasso dipinge queste due donne sedute a un bar nel 1902, quando è a Barcellona. Quest'opera è proprietà Chrysler Strova a New York. È un'opera che mi piace moltissimo, perché nella sua essenzialità, nella sua quasi... delineazione non esatta, non precisa del corpo visto da dietro di queste due donne sedute a questo tavolo con un bicchiere di vino che non stanno neanche guardando, ma con mestizia stanno riflettendo sul loro essere, sul loro presente, forse ripensando al passato e tristi per il futuro che si prospetta per loro. Paolo Picasso rende quel mondo spagnolo di difficoltà, di quel mondo in cui anche lui si approcciava e viveva, a volte anche dovendo spendere quei pochi denari derivati dalla vendita di opere per far fronte a necessità quotidiane. Vi ho riportato qui un passo che si legge in una monografia su Picasso, che è attribuito a una persona che si accompagnava a un uomo, un conoscente, un amico di Picasso, che è questo Joseph Rocarol, che dice: succedeva spesso che in quell'epoca non avessimo in certi giorni il denaro per prendere il caffè. Mi pagavano per i miei disegni al sabato e Picasso e Angel Soto erano soliti attendermi all'angolo. Con loro spendevamo allegramente quei denari. Una situazione come questa può certo avere determinato l'inclinazione di Picasso verso quel suo mondo di derelitti, di mendicanti ciechi, verso quell'umanità sconfitta e miserabile. Anche Miró si dedica a dipingere il vino in questa celeberrima bottiglia del 1924 che si trova a Barcellona, alla Fondazione Juan Miró. Vediamo i tratti di quelli che saranno le più belle realizzazioni surrealiste di questo artista. Ho voluto inserire anche un'opera di un nostro pittore, ed era esattamente Renato Gottuso che realizza questa opera nel 1947. È la natura morta con la scure, chiamata anche grande natura morta con fiaschi e bricco. È un olio su tela che si trova alla Fondazione Francesco Pellin. Renato Gottuso, dove chiare sono le suggestioni cubiste, le suggestioni di Picasso, anche se poi Gottuso sviluppa comunque una sua linea stilistica e pittorica che lo contraddistinguerà come tra i maggiori esponenti della pittura contemporanea.
Ma non è solo pittura il vino, è anche scultura. Abbiamo visto l'ebbrezza di Noè della Cappella Sistina di Buonarroti, ma Michelangelo Buonarroti è stato anche un grandissimo scultore. Realizza questo bacco in marmo alla fine del 1400, lo si trova al Museo Albargello a Firenze, e quest'opera, la particolarità di essere realizzata a tutto tondo, con dimensioni leggermente superiori alle quelle naturali, e quindi facendo qualcosa che non aveva mai fatto prima nelle opere precedenti. È evocato il mito pagano di Bacco, ma la particolarità è che dietro la figura di Bacco, Michelangelo colloca questo satiro che sta proprio addentando dei chicchi d'uva. E lo spettatore, per poter vedere il satiro, deve proprio girare attorno all'opera. E quindi, pur essendo statica la figura del satiro, diventa ragione per creare una circolazione, un movimento dello spettatore che rende movimentata l'intera scultura, qualcosa di veramente straordinario che Michelangelo realizza, se guardate l'anno di nascita, quando aveva 21 anni, 1475-1496. Ma il vino è anche cinema. Qui vi ho riportato una frase di Federico Fellini che diceva: un buon vino è come un buon film, dura un istante, ti lascia in bocca un sapore di gloria, è nuovo ad ogni sorso e, come avviene con il film, nasce e rinasce in ogni assaggiatore. Federico Fellini chiamava a definire se stesso come un artigiano che non aveva niente da dire, che però sapeva come dirlo. Il vino è stato protagonista come elemento di evocazione, di sogni, di ricordi, di suggestioni di molti film di Fellini. Qui vi ho riportato un richiamo a uno dei film più famosi, che è il 63, che è 8 e mezzo, in cui Guido Anselmi, interpretato in quel film da Marcello Mastroianni, è per l'appunto l'alter ego del regista in piena crisi creativa, nella cui mente si affollano i ricordi di quando era giovane, di quando era fanciullo, dove in quella grande fattoria in cui viveva i bambini venivano lavati in queste grandi tinozze di vino. Ma il vino e l'uva sono stati i protagonisti, sono i protagonisti anche di opere letterarie. Qui ho ritenuto di portarvi alla vostra attenzione una raccolta di aforismi e citazioni sul vino nel tempo. Partendo da Omero e quindi dall'Odissea, Omero scriveva che il vino pazzo, che suole spingere anche l'uomo molto saggio a intonare una canzone e a ridere di gusto, e lo manda su a danzare e lascia sfuggire qualche parola che era meglio tacere. Questa è la definizione che dà Omero del vino. Eschilo, siamo in Grecia, al VI secolo. Il tragediografo scrive che il bronzo è lo specchio del volto, il vino quello della mente. Euripide viene qualche tempo dopo, si domanda: e dove non è vino, non è amore, né alcun altro diletto hanno immortali. Aristofane, V secolo a.C., scriveva che bevendo gli uomini migliorano, fanno buoni affari, vincono le cause, questo è importante per gli avvocati soprattutto, sono felici e sostengono gli amici. Siamo a Roma, primo secolo a.C., con Catullo. E voi, scrive Catullo, dove vi piace andate, acque turbamento del vino, andate pure dagli astemi, qui c'è il fuoco di Bacco. Plinio il Vecchio, primo secolo d.C., due sono i liquidi più graditi al corpo umano. All'interno il vino, all'esterno l'olio. C'è Congiolieri, facciamo un salto in avanti di qualche centinaio di anni, e siamo in pieno Medioevo, siamo al XIII secolo, e secondo Cecco: sia benedetto chi per primo inventò il vino, che tutto il giorno mi fa stare allegro. Leonardo da Vinci: il vino è buono, ma l'acqua avanza in tavola. E però credo che molta felicità, continua da Vinci, sia agli uomini che nascono dove si trovano vini buoni. Monsignor Giovanni da Casa, autore del celeberrimo Galateo, scriveva che sconveniva il costume anco quando alcuno mette il naso in sul bicchiere del vino che altri a bere. Shakespeare, 600,
Come è vero che nel vino c'è la verità, ti dirò tutto, senza segreti. Goethe, siamo nella Germania del Settecento, la vita è troppo breve per bere vini mediocri. Un ottimo consiglio, direi. Ruckert, un poeta tardo romantico, siamo alla fine del Settecento, scriveva che a ben riflettere si può bere il vino per 5 motivi. Primo per far festa, poi per colmare la sete, poi per evitare di avere sete dopo, poi per fare onore al buon vino e infine per ogni motivo. Baudelaire, Le Fleur du Mal, siamo all'inizio dell'Ottocento, chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Salvador Dalì, qui non vi ho riportato un'opera pittorica sullo sfondo, ma ho riportato lo stesso Dalì perché Salvador Dalì è un'opera d'arte, è stata un'opera d'arte vivente. I veri intenditori non bevono vino, degustano segreti, diceva. Salvador Dalì è stato anche non soltanto un bravissimo, un grandissimo, straordinario pittore, ma è stato anche l'autore di una guida sulla cucina e un'altra sul vino, che ha dedicato proprio alla moglie Gala. Ma la cantina diventa anche museo. In che senso? Nel senso che il binomio, la relazione tra vino e arte è diventata ormai una leva fondamentale di sviluppo, ma anche di marketing, per moltissime aziende vitivinicole italiane. E sono sempre più le cantine italiane che hanno deciso di investire nell'arte. Questo articolo del giornale di Brescia del giugno 2007, in cui viene riportata la notizia della cantina Ca del Bosco, siamo in Franciacorta, che diventa per l'appunto un museo. In quel tempo, e quindi 14 anni fa oramai, il patron di Ca del Bosco ha pensato bene di rendere, di destinare una parte della sua cantina e dei suoi vigneti a un museo, parte all'aperto e parte al chiuso. E a Ca del Bosco possiamo vedere la prima immagine che visualizzate a sinistra, questo particolare di questo cancello solare, che è una scultura in bronzo dorato realizzata da Arnaldo Pomodoro nel 87. A seguire abbiamo gli eroi di luce, una scultura in marmo di Carrara di Igor Mitorai dello stesso anno. A destra c'è l'opera di Rabarama, che è denominata Codice Segreto, quindi la figura umana composta come fosse un puzzle. Sotto la parte immagine è il peso del tempo sospeso. È questo rinoceronte sospeso in aria, è un'opera di Stefano Bombardier, questa molto, molto nota. E tra le altre opere, qui non è riportata l'immagine, abbiamo anche il testimone di Mimmo Palladino, fusione in bronzo nel 2017. Sul sito di Ca del Bosco si leggono queste parole: il vino è un valore reale che ci dà il reale. Ricordate, l'abbiamo visto, sono parole di Luigi Veronelli. Ca del Bosco parte da questa affermazione di Luigi Veronelli con un chiaro proposito: esprimere una diversa idea di civilizzazione del vino, creando una relazione privilegiata tra le qualità delle sue strutture, territori, uomini, vino e arte. Ma non è solo Ca del Bosco che fa arte vinificando, abbiamo anche nel Chianti la cantina Antinori. La cantina Antinori che fino al XIV secolo si è resa protagonista di un connubio importantissimo tra l'attività vitivinicola e la tutela del patrimonio artistico-culturale italiano, avendo finanziato il restauro di importantissime opere, ricordo alcune addirittura risalenti al XIV e XV secolo, delle terracotte invetriate, se non ricordo male, sono proprio della Robbia. E sin dal 1385 la famiglia ha unito per l'appunto il proprio nome all'eccellenza dell'arte del vino e alla migliore tradizione mecenatistica con le arti, sia nella pittura che nella scultura che nelle altre espressioni artistiche. Questa che vedete è chiamato il carapace di Arnaldo Pomodoro, lo si può ammirare, siamo in Umbria, nelle tenute Lunelli, e questo carapace copre quindi è la punta, la parte superiore, la copertura di una delle barricaie più belle d'Italia, che è stata realizzata da questa tenuta molto recentemente e che si staglia su questi vigneti di questa tenuta, rendendo il paesaggio qualcosa di assolutamente straordinario. Ma con il vino
può non solo essere dipinto, con il vino si può dipingere. Maurizio Gentili è un artista piacentina che utilizza il vino del quello che io chiamo il Ducato di Parma e Piacenza, di quegli straordinari territori che danno tra i vini più buoni della nostra penisola e più conosciuti della nostra penisola, utilizza per l'appunto il vino per dipingere. Quindi fa arte con il vino. Il vino per l'appunto non viene dipinto, ma è il dipinto stesso, e la pittura riesce ad essere realizzata grazie all'ossidazione di tannini e antociani che si asciugano sulla carta. La tecnica che maggiormente utilizza questa Gentili è l'acquaforte. I soggetti più presenti sono le nature morte e i paesaggi. E quali sono i vini più utilizzati? Sono naturalmente i rossi, il Gutturno, lo Schioppettino, il Sangiovese, il Lambrusco, il Barbera, ma anche bianchi come l'Ortrugo, il Pignoletto, la Malvasia Rosa. Ho lasciato per ultimo una frase di Victor Hugo perché mi sembrava assolutamente il momento di poterla ricordare. Dio, diceva Victor Hugo, aveva fatto soltanto l'acqua, ma l'uomo ha fatto il vino. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che sia stato un momento di approfondimento e utile. Ringrazio ancora per il gentilissimo invito Rosa Colucci, alla quale vi do la parola. Grazie, grazie Gianluca, è stato veramente un momento, un incontro culturale bellissimo, fra l'altro confermato anche dai numerosi commenti di tutti coloro che ci hanno seguito sui nostri canali social, sia della testata Avvocati, sia dell'Osservatorio del Diritto Agroalimentare e Vitivinicolo e anche del Network Art Law, che come abbiamo detto adesso insomma sfocerà in questo Istituto Nazionale per il Diritto dell'Arte e dei Beni Culturali. Quindi Gianluca ci aspetta un bel lavoro insieme anche a tutti coloro che vorranno farne parte, e quindi insomma abbiamo iniziato nel modo migliore, davvero non potevamo iniziare nel modo migliore. Grazie, sì, grazie a te e a tutti coloro che ci hanno seguito e che stanno continuando, come puoi vedere anche dallo schermo, a mandarci saluti e complimenti. Grazie a tutti e a prestissimo. Grazie, 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 a presto.